15-12 qui al Palazzo Rusardi di Milano per la Mediolanum sul Maxicono Parma al termine del primo set. Iniziamo il secondo dando subito la linea a Marco Nosotti. Sì, sono fra il pubblico con il presidente Silvio Berlusconi. Dunque, presidente, il pubblico c'è. Due squadre che si danno battaglia fino all'ultima palla. Beh, che cosa possiamo chiedere di più per la pallavolo? È grandissimo spettacolo, con un finale al Cardiopalma, con mi sembra 12 o 13 giocate che hanno tenuto tutti in sospeso sul 14-11, poi 14-12 e finalmente, credo la 14esima palla set, finalmente la Mediolanum ha prevalso. Comunque con un gioco grandissimo, con degli episodi altamente spettacolari, grande divertimento e anche grande batticuore per tutti. Ecco presidente, con la promozione in Serie 1 della Lazio ormai acquisita, è arrivato anche Firenze, arrivano le grandi città sul grande palcoscenico della pallavolo, Mediolanum e Milano rilancia. Mediolanum sarà presente cercando di essere come sempre protagonista, ma lasciamo guardare la partita che è già ritornata ad essere palpitante. Benissimo, la ringrazio, di nuovo la linea a Lorenzo Dallari. E subito va a segno Renan Dalzotto alla prima azione di questo secondo set, 1-0 dunque per il Maxicono. Vedremo ovviamente cosa ci regalerà ancora questa bellissima semifinale. Sbaglia il servizio Carlao, è il secondo errore per lui ed è il sesto in totale per la sua squadra. Franco Bertoli, uno dei migliori in campo fino a questo momento. Blanger per Carlao, la difesa di Galli che non ne controlla l'attacco, e per Carlao si tratta del settimo cambio palla personale. Sempre 1-0 per il Maxicono. Renan riceve Claudio Galli, il tocco di Lucchetta, la difesa di Carlao e poi la replica di Marco Bracci che va a segno. Seconda palla punto per lui, ancora con Stelio De Rocco, per cercare di capire cosa sta succedendo in campo, cosa potrebbe cambiare in questo secondo set. Il primo, devo dire che il Milano è diventato pericoloso perché adesso attaccano in sei uomini, perché anche Stork si è messo ad attaccare quella prima palla da ricezione che è veramente stato pericoloso e che gli ha permesso di fare cambio palla spesso adesso anche dalla murata. L'altra cosa da notare è la regolarità con cui il Parma ha passato quando c'era davanti Svertlik, perché spesso il Milano sta cercando di giocare su Svertlik e su Stork e su Franco, anche perché i centrali sia Galli che Lucchetta in alcune situazioni quando si trovano davanti con Franco o con Bob cercano di mettersi in posto 2, in posto 4 a murare per lasciare poi un martello al centro, e per questo Carlao prima abbiamo notato anche con questo veloce dietro passava con molta regolarità. È dato segno Andrea Zorzi, primo punto per Milano che poi sbaglia il servizio con Jeff Stork, è il primo errore per lui in questo fondamentale, il sesto in totale per Milano. Al servizio va Pasquale Gravina, riceve Stoverklik e poi Stork per Andrea Zorzi, grande botta in diagonale per lui. Mi ricordo che Zorzi è stato il quinto miglior schiacciatore del nostro campionato, 53% in attacco, 2.3 muri vincenti a partita. È stato il secondo invece per quanto riguarda i punti effettuati, 318, il migliore Ljubo Ganev che quest'oggi è stato nostro ospite a Super Volley, 331. Ancora a segno Andrea Zorzi e lo rivediamo. A proposito di Super Volley, vi ricordo che concluderemo la programmazione regolare sabato, un'ultima puntata specialissima con un grande blob che vi consentirà anche di vedere tutto quanto non abbiamo mai mandato in onda, di divertente. Attacco fuori nel frattempo di Marco Bracci che consente alla Mediolanum di portarsi avanti 3-2. Poi ovviamente avremo degli speciali con i quali seguiremo tutto quanto fa pallavolo. Poi dal 15 di maggio saremo nuovamente insieme per la World League. Anche quest'anno potrete seguire in esclusiva su Tele+2, World League che vivrà momenti palpitanti nelle due semifinali, la prima a fine giugno in Francia, la seconda ad inizio luglio a Firenze, poi grande finale a Genova il 4-5-6 di settembre e sarà in pratica la rivincita delle Olimpiadi di Barcellona che si concluderà il 9 di agosto. Renan Blanger per Andrea Giani, il cui lungolinea va a terra. Per quanto riguarda i soci del nostro club, qui mi rivolgo a quanti, e sono veramente tantissimi, quest'anno hanno sottoscritto la loro adesione alla nostra iniziativa.
raccomando tranquillità, il materiale sta arrivando e soprattutto le iniziative saranno ancora numerose, anche se la trasmissione momentaneamente andrà a riposo. Abbiamo veramente tante iniziative per voi, abbiamo anche una grande festa che vivremo insieme tutti al mare. E a proposito delle iniziative di Super Volley, mentre Andrea Zorzi va in battuta e Franco Bertoli ottiene il punto numero 4 per la sua squadra, vi ricordo anche il corso per l'allenatore che stiamo organizzando, sarà uno stage interessantissimo di un giorno, una qualità che stiamo decidendo. Mentre Zorzi sbaglia la battuta, avremo i migliori allenatori espressi dal nostro campionato, tra i quali anche Stelio De Rocco, che è qui in nostra compagnia. Un giorno intensissimo da vivere insieme, sarà uno stage a numero chiuso per 200 allenatori di primo e secondo grado. Avremo anche Bebeto, che è protagonista di questa semifinale, avremo Marco Aurelio Motta, che è l'allenatore della nazionale femminile. Insomma, veramente una grande giornata. Voi scriveteci per ulteriori informazioni a Supervolley, Viale Europa 59 20093 Cologno Monzese Milano, dove dovete anche indirizzare le vostre lettere per l'iscrizione al nostro club. Va a segno Renan, inquadrato Bebeto con il suo vice Flavio Gulinelli. Una novità per quanto riguarda l'assistant coach di Bebeto, potrebbe essere l'allenatore della squadra di Torino, sì, avete capito bene, di Torino, se acquisterà i diritti di qualche società, sembra, di Asti. E Gulinelli è il candidato numero uno per quanto riguarda la possibilità di sedere sulla panchina torinese. Ci sono grandi novità anche per quanto riguarda il campionato di Serie 2, mentre va a segno Andrea Zorzi e qui siamo sempre 4-3 per la Mediolanum. La geografia potrebbe arricchirsi di altre piazze importantissime. Gioia del Colle, neopromosso in Serie A2, non ha perso un set, potrebbe spostarsi a Bari per l'interessamento del presidente del Bari Calcio, Matarrese, mentre a Napoli potrebbe invece andare la squadra di Sparanese. Vedremo ovviamente se tutto ciò si verificherà. Già prima Marco Nosotti ha sottolineato un acquisto importante per la Serie A1 invece, che è Roma. Complimenti alla Lazio, complimenti anche a Firenze. Dunque veramente avremo un prossimo campionato ancora più interessante e elettrizzante di quello che si sta concludendo con questi avvincenti playoff. Va a segno Bob Stavertling, per lui è la prima palla positiva di questo secondo set, sempre 4-3 il punteggio in favore della Mediolanum, che vi ricordo ha già vinto il primo 15-12. Blanchet per Gravina, il cui primo tempo va a segno, eccolo Gravina, per lui è la prima palla vincente del secondo set, continua ad incitare i suoi. Bebeto, come sempre, calorosissimo e incredibilmente partecipe alle sorti dell'incontro in panchina. Andrea Lucchetta ancora una volta a segno, lo rivediamo, ottimo fino a questo momento il lavoro in regia di Jeff Stork, che sta finalmente distribuendo il gioco in maniera illuminante. E c'è l'attacco potentissimo ancora di Andrea Giani, avete visto Doug Bill e il suo assistente Lobietti inquadrati poc'anzi, a servizio Blanchet, sempre un punto da recuperare per Parma. Stork per questo attacco di Stavert, fuori il muro di Marco Bracci per Stavertlik, 1+8 quest'oggi. Lo rivediamo con la netcam, il replay come sempre ci è offerto dal nostro regista Giancarlo Fercioni. La ricezione di Renan e poi Blanchet per Carlao, fermato a muro da Claudio Galli. Vanno il prodigarsi difensivo di Gravina, e vediamo il muro vincente di Claudio Galli. È il primo muro punto per la Mediolanum in questo secondo set. Blanchet per Gianni, fuori, ma c'è il tocco di Andrea Zorzi a muro. Nono cambio palla per il popolare Giangio, guardate dove è andato a colpire il pallone, sembra veramente incredibile l'altezza che lui riesce a raggiungere. Ricezione di Lucchetta, Stork per Zorzi, ancora una volta segno Zorzi, aggiornamento da Ravenna dove il messaggero conduce un 7-0, momentaneamente si trova avanti la Sisley nel secondo parziale 10-8. Zorzi, l'attacco di Carlao, il muro ancora di Galli, e per Galli è il terzo punto personale e per Bebeto invece è il primo time out. 6-3 il vantaggio per la Mediolanum in questo
Secondo set, vedete, ha vinto il primo set squadra di casa 15-12. Alla ripresa del gioco sbaglia la battuta Andrea Zorzi, che vi ricordo fino a questo momento, dopo tre gare di queste semifinali dei playoff, è il giocatore più incisivo in attacco. Guardiamo la sua botta ben difesa da Andrea Giani, poi il contrattacco di Marco Bracci fermato a muro da Claudio Galli, che ottiene il terzo muro consecutivo e entra al posto di Pasquale Gravina, questa sera non troppo incisivo, con il numero uno Giacomo Giretto, giovane talento della formazione bianco-azzurra. Dicevo prima di Zorzi, finora 46 punti e 62 cambi palla in tre partite. Lucchetta è il secondo, 23 più 43. Dall'altra parte per Giani, 27 più 52. Eccolo Giani scaricare tutta la sua potenza incredibile. Dicevo, Giani 27 più 52 in tre partite, per Carlao 25 più 55, per Bracci 26 più 37. Batte Carlao, riceve Stewartlik, poi Zorzi. Ottima prova fino a questo momento per Andrea Zorzi, 6-3 vantaggio mediolano, ma avanti 1-7-0. Rivediamo Zorzi al servizio, Franco Bertoli, capitano dei bianconeri. Bracci, Blanchet per Renan, mani e fuori. Abbiamo due grandi esecutori di questo attacco in campo, da una parte Renan, lo rivediamo con questo bel replay, dall'altra Franco Bertoli, che spesso sfruttano il lato debole del muro. Avete visto inquadrati tre dei giornalisti di Telepiù 2 mentre va a segno Andrea Zorzi, parlo di Giorgio Farina, Luca Corsolini e anche Tommaso Liguori, che sono tra gli spettatori attentissimi di questa gara di semifinale. La battuta di Stork, qui al mio fianco abbiamo ovviamente anche Mino Taveri, che finalmente è venuto alla pallavolo. Stork per Stewartlik, il cui attacco tocca la rete, viene difeso da Carlao, poi Giani e Renan. In verità bisognerebbe dare 50% questo attacco, lo rivediamo con la netcam, colpiscono insieme. Al servizio Giacomo Giretto, classe 1973, 2-0-5, la ricezione di Stewartlik, l'attacco di Lucchetta che non chiude, Carlao difende, Marco Bracci contrattacca in maniera vincente, 3 più 10 per Marco Bracci, 2 più 1 in questo set. Ancora con Stelio De Rocco per cercare di interpretare al meglio questa gara 4 di semifinale tra Parma e Milano. Sì, in questo set, soprattutto all'inizio, il Parma ha fatto molto fatica a fare cambio palla, in cui Milano toccava spesso molte palle in attacco del Parma, e soprattutto anche riusciva a ricostruire bene e andare anche a palla punto subito. Invece adesso entrambe le squadre stanno facendo cambio palla con abbastanza facilità, ma soprattutto quello che noto sono le disposizioni a muro. Soprattutto il Milano e il Parma stanno cercando sempre di solito di marcare l'uomo più pericoloso con un attaccante di centrale, e fare scorrere molto il giocatore di posto 4 in mezzo, per avere un muro forte di banda. C'è stato il quinto errore punto per Parma, 7-4 il vantaggio per Milano, che attacca con Stewartlik, il quale va a commettere invasione sullo slancio, prontamente rilevato da Borgato e Barbero, che stanno dirigendo bene fino a questo momento. Partita peraltro molto più controllata dal punto di vista nervoso rispetto alle precedenti gare di semifinale. Vedete Bebeto, suo vice Gulinelli, vediamo anche il baffo ormai famosissimo di Aristo Isola, che è il direttore sportivo bianco-azzurro. Al servizio va Peter Blanchet, bella questa inquadratura che ci regala il nostro Toto, come sempre perfetto nella camera a terra. L'attacco di Stewartlik, e per lui c'è il cambio palla numero 9. Rivediamo, arriva tardi a muro questa volta Andrea Giani, sta attaccando bene come continuità di combinazioni il Milano. Blanchet per Marco Bracci, Galli era rimasto a murare l'attaccante di zona 4, da questo lato c'era Franco Bertoli, e lo rivediamo con Zorro centrale. Riconquista comunque il servizio la squadra di Bebeto, che sbaglia poi con Marco Bracci, secondo errore per lui, settimo in totale.
Andrea Zorzi alla battuta, eccolo inquadrato, Zorro San per lui finora 5 più 11, riceve Andrea Gianni, Blanchet per Carlao, c'è un altro grande muro di Claudio Galli, è il terzo muro punto in questo set per lui. Non aveva brillato in questo fondamentale nelle precedenti semifinali Galli, che invece in questo secondo parziale sta veramente dando un saggio delle sue incredibili qualità. Zorzi poi sbaglia la battuta, è il sesto errore per lui in questo fondamentale, l'ottavo per la sua squadra. Bertoli riceve, Stork per Galli, la copertura difensiva di Lucchetta, poi Stork serve Zorzi, la sua botta lungo linea va a segno, 8-4, 4 lunghezze di vantaggio per Milano al servizio con Galli. La Mediolanum ha già vinto il primo set 15-12. Bracci, Blanchet per Giretto che non sbaglia il suo primo attacco, mandando al servizio Carlao. Eccolo il brasiliano. Stavertlik, storca per Franco Bertoli che va a segno. Per Bertoli abbiamo 5 punti e 7 cambi palla, 1 più 2 per lui in questo set. 8 Mediolanum Milano, 4 Maxicono Parma. Nel caso in cui dovesse spuntare la Mediolanum si giocherebbe la decisiva gara 5 giovedì al Palaraschi. Va a segno Renan. Rivediamo, c'è il tocco di Stavertlik, prontamente rilevato sia dal secondo arbitro Barbero che dal giudice di linea. Ricordo ovviamente gara 5 anche a Treviso, nel caso in cui questa sera il messaggero superi la Sisley. Lucchetta, Lucchetta va a segno, 2 più 10 per lui. Rivediamo con la netcam Jeff Stork, ricezione di Renan e poi Blanchet per Andrea Gianni che va a deludere il muro a 3, peraltro insidioso, di Lucchetta, Zorzi e Stavertlik. Lo rivediamo. Il servizio va Giacomo Giretto. Franco Bertoli storca ad una mano per Lucchetta, la copertura difensiva di Gianni e poi Renan che trova attento sul diagonale Galli che non difende bene, consente a Blanchet di servire un buon pallone ad Andrea Gianni. 3 più 11 per lui, quinto punto per Parma che così accorcia le distanze. Sempre più 3 comunque Milano che va a segno con Andrea Lucchetta. Ancora Stelio De Rocco per sentire che impressione sta destando in lui la Mediolanum questa sera. Mediolanum che tu conosci bene assai, tra l'altro vorrei ricordare l'hai battuta in quel famosissimo ormai tie break di Meurs 17-16. È stata la partita che più ha fatto parlare di sé di tutta questa stagione pallavolistica, pur bellissima e intensissima. Mentre entra in campo Daniele Verniaghi al posto di Andrea Lucchetta. Sì, la partita è stata bellissima, peccato che non sia ripetuta quando siamo venuti qua col Milano che vincevamo 2-0, però la pallavolo è così. Però voglio rilevare soprattutto la scelta di Storks stasera, come tu hai detto prima, che sta palleggiando molto bene in questo, soprattutto sul lato centrale, come si è annunciato prima della partita. Infatti sta pagando molto bene questa sua scelta, perché sia Galli che Lucchetta stanno attaccando oltre il 70%, nonostante il Milano sta ricevendo sul 59%. Dall'altra parte abbiamo un Gravina che attaccava sul 28% e Gianni sul 35%, con una ricezione però di anche 50%. Di conseguenza la differenza è questa, il 50% in totale del Milano confronto al 44% di Parma, però con un almeno 40% di differenza con gli attacchi centrali, e questo sta facendo molto di differenza, perché poi il Parma è costretto a giocare molto, ma molto sul palo di banda. Adesso sbaglia l'attacco centrale Carlao, aveva tenuto in gioco una buona palla Blanchet. Andrea Zorzi, ricezione di Gianni, Bertoli può chiudere, lo fa, concreto Bertoli, mentre siamo 15 pari nel secondo set a Ravenna tra Messaggero e Sisley. Secondo set importantissimo, vi ricordo, avanti il Messaggero 1-0, 15-12 per la squadra di Ricci nel primo set. L'attacco di Renan fuori, ma c'è il tocco del muro milanese, dice il primo arbitro Borgato. Lo rivediamo. Non pare sinceramente che sia stato toccato il pallone nel replay. Borgato comunque era a pochissimi centimetri. L'attacco di Zorzi,
che mette palla ancora una volta a terra ed è il tredicesimo cambio palla per lui. Dentro nuovamente Andrea Lucchetta al posto di Daniele Verniaghi. 9-5 il punteggio in favore della Mediolanum nel secondo set. Al servizio va Claudio Galli. La ricezione di Marco Bracci e poi Blanchet per Andrea Giani, che ottiene il cambio palla numero 13 raggiungendo Zorzi per quanto riguarda i giocatori più positivi questa sera. Per Gianni abbiamo anche 3 punti e per Zorzi 5. Carlau riceve Stavertlich, si prepara ad entrare in campo Mirko Corsano, va a segno Lucchetta ed entra per l'appunto con il numero 5 il pugliese Mirko Corsano di Ugento, grande specialista della seconda linea. Eccolo il giovanissimo atleta classe 1973 chiamato a rilevare Carlau. 9-5 avanti la Mediolanum nel secondo set, batte Franco Bertoli e c'è una battuta punto proprio su Corsano. Grande esperienza da parte di Franco Bertoli, lo rivediamo, battuta insidiosissima la sua. Franco Bertoli, Blanchet per Giretto che non chiude, l'intervento difensivo di Galli e poi Stavertlich, il muro di Blanchet e Giretto che ferma l'attaccante californiano. Ed è questo il primo muro di questo set. E questo è sicuramente un dato atipico, Stelio, per il Maxicono. Senz'altro, anche perché nel primo set ha dato 6 muri vincenti. Qui il Milano sta giocando molto ma molto sulle mani. Ecco. Questo è un inizio, forse è un inizio questo che comincia a murare. E qui dove il Milano si è inceppato in altre occasioni in cui aveva un margine di vantaggio abbastanza notevole che poi si sono fatti rimontare. Qui adesso il Milano si dovrà ricordare queste cose e tirarsi fuori immediatamente, perché sennò il Parma, se li lascia giocare a muro, se giochi troppo obbligato come questa situazione, fanno 3 punti ma velocemente. Siamo 10-7, dal 10-5 il grande muro di Giacomo Giretto su Andrea Zorzi e il suo primo punto personale. Più 3 per la Mediolanum, ha chiesto time out Doug Bill, vedete il totale del Palatrussardi che in questo momento è stracolmo di pubblico. 10-7 per la Mediolanum che ha già vinto il primo set 15-12. 10-8 per la Mediolanum, parziale di 3-0 per il Maxicono. L'errore commesso da Lucchetta consente alla squadra di Bebeto di accorciare le distanze. Andrea Zorzi, muro fuori di Marco Bracci. Vedremo come saprà reagire la squadra di Doug Bill a questo momento non facilissimo. Vinceva comunque 10-5, adesso è ancora avanti 10-8. Marco Bracci va a segno comunque. Ricordo già 2 blackout preoccupanti per la squadra di Doug Bill, sia in gara 2 che in gara 3. In gara 2 vinceva il quarto set 12-6, in gara 3 vinceva il terzo 12-7 e poi c'è stato un momento difficilissimo, mentre il Sisley si è portato 1-1 a Ravenna sul Messaggero, imponendosi nel secondo set 17-15. Guardiamo Blanchet, l'attacco di Giani, la copertura difensiva di Corsano e poi la replica di Giani. Secondo te ci può essere una giustificazione a questi momenti di buio, non diciamo totale ma quasi, nelle file rossonere che si sono registrate sia in gara 2 che in gara 3, Stelio? Ha visto le partite entrambe. Quello che è successo è che il Milano, finché si è portato avanti, ha giocato in una maniera come sta giocando stasera, giocando molto ma molto in velocità. E poi dopo ha cominciato a appoggiare molto il gioco in quelle frangenti, molto su Zorzi, sui giocatori di banda, in cui il Parma è stato capace a usufruire del loro muro buono. E poi dopo ha cominciato a cercare di nuovo di giocare, come è successo a Parma, di giocare qualche palla su un Galli, di nuovo portando a rischio, e sono commessi gli errori. E lì il fattore psicologico è determinante, perché la tranquillità poi della squadra o anche del palleggiatore, che certe cose non stanno andando. Qui spero che non è un grave infortunio a Sivertek, perché sarebbe una grossa perdita per il Milano. Rivediamo infortunio alla caviglia sinistra di Stavertlich, che ricadendo da terra, avete visto, ha colpito involontariamente, questo è ovvio, Claudio Galli. Auguriamoci che non sia assolutamente nulla di grave. Vedete Stavertlich che rimane a terra. Arriva Doug Bill, arriva anche Piero Poli. Eccolo, vedete, il medico sociale della Mediolanum, che vi ricordo è olimpionico in carica, ha vinto all'ultima Olimpiade di Seul la medaglia d'oro nel lotto con il canottaggio.
mentre vediamo l'infortunio di Stovertlik, che comunque rimane in campo e si incarica del servizio. Stoicamente in campo Stovertlik, fortunatamente per lui nulla di grave. Eccolo Stovertlik, 10-9 avanti da Mediolanum, c'è stato un parziale di 4-0 per Parma, che attacca con Andrea Gianni. Veramente impressionante Andrea Gianni in questa situazione, lo rivediamo, il suo lungolinea potentissimo e precisissimo, anche la ricezione di Andrea Lucchetta, storca per Andrea Zorzi, bravo, stringe il diagonale, lo tiene il cambio palla, eccolo Zoro San, si incarica egli stesso della battuta. 10-9 avanti la Mediolanum nel secondo set, la squadra di Doug Bill ha vinto il primo 15-12. La ricezione di Gianni, poi Blanchet per Gianni, ancora tocca a muro Bertoli, interviene in difesa Stovertlik, non arriva in tempo utile Lucchetta per tenere la palla in gioco. Rivediamo questa bella azione, Bertoli che tocca, Stovertlik che interviene in difesa, poi Lucchetta che arriva tardi. Torna in campo Pasquale Gravina con la maglia numero 3 al posto di Giacomo Giretto. Andrea Gianni al servizio, 4-16 per lui. Ancora una prova da grande campione la sua, Bertoli, stork per Zorzi, il muro di Carlao ed è il quarto muro punto per Milano, per Parma scusate, in questo set, con Milano che subisce un parziale di 5-0. Sbaglia ora il servizio Gianni, è il primo errore per lui in questo fondamentale. Claudio Galli, vedete se mi ha guardato Andrea Gianni, questo invece è Claudio Galli, i due si ritroveranno a vestire la maglia azzurra. Vi ricordo che la squadra di Velasco, che è qui presente, che tra poco coinvolgeremo, ha iniziato ieri il collegiale in quelle di Modena. 4 giocatori dei 18 presenti, De Giorgi, Pasinato, Martinelli e Giazzoli, con altri 4 per quanto riguarda la possibilità offerta a Velasco e Frigoni di allenare il gruppo in maniera ottimale. Dentro nelle file del sestetto di casa col numero 5 Paolo Montagnani al posto di Claudio Galli. La battuta Carlao, Bertoli per Stork che chiama in causa Zorzi e c'è il muro punto di Renan Dalzotto e questo è il quinto muro punto per Parma ed è complessivamente il muro numero 11 di questa partita per la squadra di Bebeto. Zorzi poi commette fallo di seconda linea e dunque 12-10 avanti ora Parma, un breakout incredibile, 7-0 il parziale per il Maxicono sulla Mediolanum, che chiama prontamente time out per cercare ovviamente di interrompere questo momento difficile. ...13-10 il punteggio per il Maxicono, un muro punto di Blanchet su Lucchetta, Franco Bertoli, ancora un muro di Gravina, commette invasione Bertoli, dice il secondo arbitro Barbero. 14-10, dentro Riccardo Micheletto con la maglia numero 2 nelle file del Maxicono, che serve la prima palla set con Carlao. Parziale di 9-0 per il sestetto ducale. Carlao in battuta. Barbero invita Bebeto a maggior tranquillità in panchina. Prima palla set per Parma. La ricezione di Bertoli. Stork per il suo capitano. Fuori il muro di Gravina e Micheletto. Torna in campo prontamente Renan Dalzotto. Per Bertoli ottavo cambio palla. Guardiamo il replay dell'attacco vincente di Bertoli, torna in campo Renan, 10 Mediolanum, 14 Maxicono. Bertoli, la ricezione di Gianni e poi Blanchet per Renan che attacca fuori, sesto errore punto per il Maxicono e questa volta a chiamare time out è Bebeto. Undicesimo punto per la Mediolanum, a quota 14 il Maxicono, che vi ricordo ha già avuto una palla set a sua disposizione. E diamo subito la linea a Marco Nosotti.
Sì, sono con uno che di muri è esperti, Ronald Zuzma, centrale della Capeca. Dunque, Ronald, come hai visto fino alla partita, grande entusiasmo e grande agonismo. Sì, adesso è una buonissima partita. Adesso complimento per Maxi Cono e GC6 per Mediolanum, e adesso 7 o 6 muri, è molto difficile. E per noi, per il pubblico, è una buonissima partita. E per te il prossimo anno a Capeca, a Montichiari con la Capeca come sarà? Penso di sì, no, sì, il mio contratto è adesso ancora 4 anni e io gioco ancora per Capeca. Benissimo, grazie Ronald Zuzma, subito la linea Lorenzo Dallari. C'è stato il secondo errore punto consecutivo commesso da Renan Dalzotto, 12° punto per Milano che riprende fiducia in se stessa, Blangier per Renan, la difesa di Zorzi, questa volta l'invasione è commessa dal muro milanese. Dete Renan, inquadrato anche Andrea Zorzi, imbattuta Renan, 14-12, seconda palla set per Parma, la ricezione di Bertoli, Stork per Zorzi che si fa murare, Stork in copertura difensiva, Bertoli in 4 per Stavertlik che va a segno, ottimo diagonale per Bob Stavertlik nonostante il muro, lo vediamo invadente, di Blanger e di Gravina. Per il californiano il cambio palla numero 11, Stork, Renan, Blanger, palla spinta in 4 per Gianni, grande difesa di Stork, contrattacco di Stavertlik, Blanger ancora per Marco Bracci che questa volta mette palla a terra per il Maxicono regalando ai propri colori il terzo set point. 14-12, sempre avanti la squadra ospite, imbattuta con Gravina, riceve Bertoli, poi l'attacco di Lucchetta, rimane in gioco il pallone da Gianni a Bracci, grande muro questa volta di Andrea Zorzi, entra in campo Galli al posto di Montagnani, ancora una battuta con Stelio De Rocco. Qui adesso si sta vedendo che il Milano si sta tirando fuori da quella crisi che ha avuto dal 10-6, qui ha fatto 3 palle a filo a Zorzi e poi gioco molto evidente al centro e poi anche gioco molto evidente che si aspettava, molto attenti e bravi, il muro del Maxicono imposto quando c'era Franco. L'ottima difesa appunto di Bertoli, l'attacco di Zorzi, fuori scherza Stork che poi sorride e c'è il punto numero 13 per la formazione milanese. La ricezione di Renan, Blanger per Gianni, ancora distinto Stork, rincorre il pallone Andrea Zorzi, non lo tiene in gioco e c'è la quarta palla set per Parma, per Gianni 17 già i cambi palla, a servizio Peter Blanger, 14-13 avanti il Maxicono sulla Mediolanum che attacca con Claudio Galli, c'è un grande muro di Carlau. È il settimo muro punto per Parma in questo set. Vediamo l'ottimo intervento del brasiliano su Claudio Galli. Dunque 1-1, tutto da rifare qui al Pala Trussardi. 1-1 la situazione tra la Mediolanum ed il Maxicono. Grande equilibrio fino a questo momento. 15-12 il primo set per la squadra di Doug Bill. 15-13 il secondo per quella di Bebeto. A tra poco per il terzo. 1-0 la situazione qui alla Pala Trussardi di Milano tra Mediolanum e Maxicono. Il punteggio l'avete visto in sovrimpressione. Linea subito a Marco Nosotti per iniziare il collegamento relativo al terzo set. Sì, sono con Giulio Velasco, allenatore della Nazionale Azzurra. Dunque Giulio, 1-1, grande equilibrio qui come grande equilibrio anche a Ravenna. Questa gara 4 non ci riserva grandi emozioni. Sì, sono bellissime partite, si sta giocando molto bene. Le partite precedenti sono state belle, ma questa è ancora più bella perché oltre al bel gioco c'è un atteggiamento dei giocatori molto più corretto, qualche sorriso che non guasta mai, perché giocare con determinazione, giocare con aggressività non vuol dire giocare in modo scorretto, parlarsi sotto rete o cose di questo tipo. Quindi vedo invece due squadre che giocano una bellissima pallavolo, un grande spettacolo, penso che la gente si stia divertendo moltissimo. Intanto proprio in questi giorni è iniziato a Modena il grande cammino verso la World League e verso Barcellona. Come stanno andando le cose? Soltanto in 4 per ora, meglio 4 più 4. Ma molto bene, i ragazzi hanno moltissimo entusiasmo, abbiamo allenato mattina e pomeriggio, poi abbiamo anche un occhio a questi giocatori azzurri che sono in queste semifinali, pian pianino ci metteremo tutti in movimento. Ci sarà un po' di riposo per loro?
Sì, 10 giorni per quelli che usciranno della semifinale, dalla quinta partita 10 giorni, poi per quelli che usciranno della finale altri 10 giorni. Benissimo, ringraziamo Giulio Velasco, subito la linea Lorenzo Dallari. È iniziato il terzo set, l'attacco centrale di Claudio Galli. Per lui è il 10° cambio palla. Cerchiamo un po' di leggere questa partita insieme a Stelio De Rocco, mentre in questo momento ci giunge l'aggiornamento da Ravenna. La Sisley, che ha vinto il secondo set 17-15, pareggiando dunque il conto, è avanti 9-4. E Milano è una squadra che sa dominare moltissimo, questo l'ha fatto vedere tantissime volte, non solo in questo playoff. In cui improvvisamente si addormenta, dimentica di che per arrivare a certi punteggi, soprattutto un certo scarto di punteggio con la squadra avversaria, ha fatto del gioco come finora che ha fatto, con ancora oltre il 70% dei giochi centrali, ha cominciato a giocare troppo prevedibile, e poi dopo, quando ha ricominciato a giocare di nuovo con i centri, è andato molto più a rischio, perché il muro del Parma è stato molto attento. Adesso quello che dovranno cercare di fare è trovare questo con la maggiore continuità, okay, di portarlo avanti non solo dall'inizio quando si trovano in avanti di 4-5 punti, ma soprattutto nei finali di set, non solo puntare il gioco su Zorzi, perché ripeto, i due centrali Lucchetta e Galli la palla la stanno mettendo giù moltissimo, e poi non ho visto Stork attaccare palle su prima intenzione. Questo senz'altro è stato determinante nel primo set. Stork apre il gioco in 4 per Stavrtlik, che va a segno, e per lui è il primo attacco positivo di questo terzo set, in cui la Mediolanum si trova momentaneamente avanti 1-0. Batte Stork, riceve Gianni, Blanchet per il Giangio, la difesa di Claudio Galli, Franco Bertoli per Andrea Zorzi, il muro su di lui, Galli tiene la palla in gioco, Stavrtlik la indirizza oltre la rete, il contrattacco di Parma con Carlao, che va a segno. E sono già 4 i cambi palla per lui in questo avvio di terzo set. Ricordo 1-1 la situazione tra il Maxicono che batte con Bracci e la Mediolanum che commette fallo con Stork in questo momento. È il 6° errore punto per la squadra meneghina. 1-1 la situazione, ovviamente un terzo set importantissimo sia nell'economia del gioco di questa partita che per quanto riguarda questa semifinale. L'attacco di Stavrtlik, la risposta del muro di Renan, out veramente di un'inezia, servizio di Lucchetta, la ricezione di Bracci e poi Blanchet per l'attacco centrale di Renan. Avete visto comunque due primi tempi simultanei, ecco, bellissimo questo replay. Stelio, che si mura in questo modo? La squadra di Parma è una squadra che ha molto versatilità, nel senso che ha giocatori come Carlao che ti mette giù la palla anche dal centrale, visto che anche lui era un centrale, ma ti mette giù anche la palla dalla seconda linea e anche da posto 4, di questo è molto importante. Un giocatore come Renan che con due buonissime gambe ti riesce a percorrere tutto il campo e attaccare palle proveniente dal posto 4, poi a concludere in posto 2, che si è visto prima, e soprattutto giocando anche a schema, soprattutto quando hai due uomini pericolosi come Carlao e come Gianni che ti vanno in primo tempo, lascia bene i buchi per Renan di attaccare. Questo è un bel gioco e Blanchet dovrà riproporre questo più spesso. È andato a segno Bob Stavrtlik, per lui è il secondo punto personale, la sua battuta, la ricezione di Gianni e poi Renan che riesce ad evitare il muro di Zorzi e Galli, ottenendo il cambio palla numero 10. Sempre 2-1 avanti la Mediolanum in questo avvio di terzo set. Il servizio di Carlao, la ricezione difficile di Bertoli, poi l'attacco di Galli e la difesa di Andrea Gianni. Blanchet per Marco Bracci, lungo linea ben difeso, distinto da Stork, poi Zorzi si fa murare da Gravina. Lucchetta tiene la palla in gioco, altissimo il bagger di Stavrtlik. Il contrattacco di Parma con Renan, palla a filo, ottima difesa di Stork. Bertoli che trova attento Bracci dall'altra parte, poi Renan, pallonetto, ottimo intervento di Stork. Zorzi, il muro di Renan, splendida azione, Zorzi in 4 per Bertoli, il muro di Blanchet che lo ferma. Ancora Stelio De Rocco per cercare di capire bene cosa sta succedendo, mentre rivediamo i lunghissimi tentacoli di Blanchet che fermano Franco Bertoli. Questo è bellissimo pallavolo, la copertura su attacchi, non solo su pallonetti ma sugli attacchi veramente forti, la copertura che è esemplare, che stanno dando molto esempio sia il Milano
che il Parma, ma voglio notare una cosa, in particolare per Gravina, che prima è stato tolto nel precedente set e qui non stava andando molto bene in attacco. Anche qui non penso, vedendo le statistiche, che ha attaccato parecchie palle, però voglio notare che il pallavolo non è solo fatto di attacco, lui sta dando un notevole contributo a muro e soprattutto anche in difesa, questo è molto importante, e mantenersi sempre concentrato anche se un fondamentale ti manca, per poi rimetterti in partita. Ha sbagliato il servizio Carlao, ora deve recuperare un punto Milano, 3-2 avanti Parma, che attacca con Bracci, l'ottima difesa di Zorzi che poi viene servito da Stork, va a segno Andrea Zorzi, 8+16 per lui questa sera. Lo rivediamo, bellissimo questo replay dal basso che ci ha consentito proprio di apprezzare la splendida gestualità tecnica e anche atletica di Zorzi, che poi non concede il bis in battuta, la indirizza in rete. Sono 7 gli errori in questo fondamentale per lui, sono 9 gli errori per la sua squadra. Renan, 3 pari il punteggio, 1 pari nel computo complessivo dei set. Franco Bertoli, Stork che serve il suo capitano, la difesa di Carlao, Gravina per Marco Bracci, Lucchetta dall'altra parte, il contrattacco immediato di Parma e il pallonetto di prima intenzione di Blanger fermato a muro, e lo rivediamo da Claudio Galli. Per lui è il cambio palla numero 12, l'errore al servizio dello stesso Galli, secondo per quanto gli concerne. Al servizio Gravina, batterà probabilmente in salto, la ricezione di Galli e poi Stork che attacca di prima intenzione, la difesa di Carlao che poi chiama palla dall'altra parte, attento Galli, poi Stork per Zorzi, fuori il muro di Bracci e Gianni, e per Zorzi il primo cambio palla di questo parziale, 3 pari sempre il punteggio. Franco Bertoli, la ricezione di Renan, Blanger per Carlao, non tiene in difesa Zorzi. Carlao anche questa sera sta sfoderando sicuramente una buonissima partita. Al servizio Blanger, anch'egli come di consueto lucidissimo in cabina di regia. Stork, secondo tempo centrale per Stavertwit, c'è anche il fallo del muro bianco-azzurro. Jeff Stork, mentre vediamo l'attacco centrale di Stavertwit. Ricezione di Renan, Blanger per Gianni, gira benissimo il pallone Andrea Gianni, e per lui è il primo attacco positivo di questo set. Lo rivediamo, guardate come è bravo Gianni questa volta a lavorare bene di polso il pallone, battuta a punto di Marco Bracci su Andrea Lucchetta, e per Marco Bracci è il primo punto di questo set. 4-3 torna avanti Parma, che poi sbaglia il servizio con lo stesso Bracci. 11 errori in questo fondamentale per la squadra di Bebeto. Batte Lucchetta, riceve Bracci, il tocco di Carlao, la difesa di Stork, non chiude Stavertlik, non lo fa nemmeno Galli. Guardiamo se invece vi riesce Renan, il muro di contenimento di Claudio Galli, che poi serve Andrea Zorzi. L'ottima difesa di Marco Bracci e poi Renan, murato Bracci, Renan, Bracci poi Bagher, tiene la palla in gioco, Stork per il secondo tempo centrale di Andrea Zorzi che questa volta invece va a segno. 4 pari la situazione per Andrea Zorzi, si tratta del terzo punto in questo set, dunque 3 dei punti della Mediolanum in questo parziale sono stati firmati dal suo martello principe. Il pronto riscatto del Maxicono con Andrea Gianni, che poi si incarica del servizio dopo questa botta in lungo linea che rivediamo. Eccolo Andrea Gianni. La ricezione di Franco Bertoli, poi Stork ad una mano per Galli, che riesce ad evitare il muro avversario. Gravina aveva cercato di intervenire, è riuscito solamente a deviare il pallone. Servizio Stavertlik, 4 pari in questo terzo set, 1-1 tra Mediolanum e Maxicono, dunque perfetta parità di situazioni, l'attacco di Gianni, la difesa di Stork,
Zorzi per Galli, che non sbaglia dalla zona 4. Primo punto per lui di questo set, avanti Milano 5-4. Bob Stewartley, ricezione di Gianni e poi Blanchet, il primo tempo di Gravina, l'ottima difesa di Stork. Galli che poi va a segno con grande prontezza di riflessi, comunque grande intervento in seconda linea di Jeff Stork. Vedete la panchina ducale con Aristo Isola che chiama l'attenzione, che richiama l'attenzione di Paolo Barbero dicendo che quello di Stork era stato un fallo. Va a segno Gravina e per lui si tratta del terzo cambio palla di oggi, un punto e tre cambi palla. Dunque, per quanto riguarda l'incisività offensiva, non un granché, ma come già sottolineato prima De Rocco, un lavoro sporco, definiamolo così, molto importante per la sua squadra. Va a segno Claudio Galli, che sta veramente giocando un grande terzo set, 2-5 per lui in questo avvio di parziale, 6-4 avanti la Mediolanum che batte con Zorzi. Palla potentissima, Galli che non chiude. Giudice di linea subito ha sbandierato, si alza addirittura Doug Bill dalla panchina ed è la prima volta in tutta la stagione che lo vedo alzarsi per protestare. Dunque errore per Galli, errore piuttosto grave perché la palla era decisamente invitante. Si riscatta comunque subito la Mediolanum con Andrea Zorze che va a segno tenendo il 18° cambio palla. Al servizio lo stesso Claudio Galli, vi ricordo giovedì eventuale gara 5, domenica poi ci sarà una giornata molto importante nei playout, mentre va a segno qui Carlao dalla seconda linea. Si giocherà a Catania, Terme, Acireale, Scaini, Lazio, Roma che ha già matematicamente ottenuto la promozione in Serie 1, a Cuneo, Alpi Tour, Fochi, Bologna. Catania e Cuneo con Bologna terzo incomodo sperano ancora nella Serie A1 per la prossima stagione. Vedremo ovviamente cosa dirà il campo. Si gioca ovviamente anche l'Italian Open, mentre c'è questo splendido muro della Mediolanum ed è il primo muro punto di questo set per la squadra di Doug Bill. Avanti ora 7-4, lo rivediamo, muro di Andrea Lucchetta su Andrea Gianni, in difficoltà la ricezione bianco-azzurra, la difesa di Bertoli e poi Galli per Zorzi sui 3 metri, questa palla difficile che Zorzi spara fuori. Al servizio Peter Blanchet, eccolo inquadrato il palleggiatore olandese di Voorburg, ex protagonista nelle file dello Starlift Voorburg e del Brother Martinus. Bertoli in ricezione, questo ottimo spostamento sullo stop di Lucchetta, bellissimo questo replay per chi si avvicina alla pallavolo, per chi gioca importante studiare questi colpi fidati da questi grandi campioni. Gianni per Blanchet, poi l'attacco di Gianni che attacca in diagonale da un'altezza veramente vertiginosa. Lo rivediamo, guardate dove va a colpire il pallone Andrea Gianni. 7-4 avanti la Mediolanum in questo terzo set. Marco Bracci non trova il tempo sul servizio, può rieffettuarlo, meglio può effettuarlo perché prima ha lasciato giustamente cadere il pallone. Claudio Galli riceve Stork, serve Stewartley che attacca fuori e c'è il terzo errore punto in questo set per Milano. A quota 5 Parma, al servizio sempre con Marco Bracci. Riceve Galli, Stork per Lucchetta che va a segno, ancora con, scusate, ancora un intervento difensivo ottimo del Maxi Colo che poi va a segno con Renan, grande determinazione da parte della squadra di Bebeto. Sesto punto per il Maxi Colo, time out chiesto da Doug Bill, incredibile questa azione, sembra che abbia fotografato al meglio proprio la grande concentrazione che sta caratterizzando la partita dei biancoazzurri di Bebeto. 6 Maxi Colo Parma in battuta con Marco Bracci, sbagliata, 7 Mediolanum Milano. Con Stelio De Rocco cerchiamo di capire cosa sta succedendo in campo. Beh, in questa situazione qua, che voglio riportare l'attenzione degli spettatori che stanno guardando questa partita
è che il Milano ha un gioco abbastanza specializzato, soprattutto quando c'è la prima linea Zorzi, Lucchetta e Svrtek, in cui fanno spesso gioco in posto 3-2 con la combinazione di Lucchetta e Svrtek, abbandonando poi Zorzi in banda, in cui spesso si vede molto sul lato percentuale, stiamo parlando ovviamente, che la prima palla che effettuano sono sempre su questa palla della zona 3-2 con Lucchetta e Svrtek, e poi solo su un palle obbligato, su un palle che devono andare in ricostruzione, danno la palla poi a Zorzi. E questo è una cosa che il Maxicono sta molto attento, perché spesso si trovano molto attenti con Muro in posto 3-4 loro a murare questa esecuzione di Svrtek e di Lucchetta, rischiando di lasciare uno contro uno con Zorzi in posto 4. Vediamo questo grande muro di Pasquale Gravina su Bob Stvrtlik, settimo punto per Parma, quota 8, Milano che attacca con Stvrtlik che va a segno, e nel frattempo un aggiornamento da Ravenna, 13-12 punteggio per il messaggero sulla Sisley nel terzo set. Vi ricordo 1-1 la situazione per quanto riguarda i primi due parziali. La battuta di Stvrtlik, il suo errore è il secondo dall'inizio del match, è l'undicesimo per la sua squadra. Ci prova ora Carlao, mentre vedete Stvrtlik molto arrabbiato con se stesso. In difficoltà la ricezione di Bertoli, poi Galli per Zorzi, la difesa di Bracci, Zorzi per Blanger, la palla in gioco, Bertoli, Stork per Claudio Galli che anticipa il colpo e va a segno, protesta Zorzi. Rivediamo comunque il tocco vincente di Stork a chiamare in causa Claudio Galli, al servizio va Andrea Zorzi. 8 Mediolanum Milano, 7 Maxicono Parma. La ricezione di Gianni, l'attacco dalla seconda linea di Bracci fuori. Protesta dei giocatori del Maxicono per un presunto tocco del muro rosso-nero che non è stato ravvisato dai direttori di gara. 9-7, vantaggio Mediolanum, time out chiesto prontamente da Bebeto per il Maxicono. Qui al Palazzo Trussardi di Milano per la Mediolanum sul Maxicono Parma nel terzo set. La squadra ospite comunque ha riconquistato il servizio con Bracci e ha servito con Renan. L'attacco di Franco Bertoli, non interviene in fase difensiva Marco Bracci dopo l'attacco di Franco Bertoli, e per Bertoli è la prima palla positiva di questo set dopo due parziali ottimi, soprattutto il primo 4-5, nel secondo 3-3 e adesso nono cambio palla complessivo per il capitano rossonero. Al servizio vedete Claudio Galli, 9-7 il vantaggio per la Mediolanum nel terzo set. Claudio Galli, sua battuta è sempre molto pericolosa anche se apparentemente non dà questa impressione, va a segno Carlao. Per lui siamo già al settimo cambio palla in questo set, nemmeno un punto dopo i 5 ottenuti nei primi due parziali. Stavert riceve non benissimo, Stork chiama in causa Zorzi, grande muro per il Maxicono firmato Marco Bracci, lo rivediamo con la netcam, è il terzo muro personale per Marco Bracci, due hanno ottenuto punti ed è il terzo muro punto per la sua formazione che si porta a quota 8, dunque continua ad incalzare la Mediolanum che ha solamente un punto da difendere. Ora siamo in parità, l'errore di Bertoli ed è il quarto errore punto per Milano. Steglio, cosa significa questo nell'economia di un set? Soprattutto quando una partita è così equilibrata ogni errore costa parecchio, soprattutto perché la squadra deve fare il doppio per riprendere la palla subito. Allora qui anche la cosa che è più importante da ora in poi sarà senz'altro la squadra che sbaglierà molto di meno su fase di palle punto, ecco, questo sarà determinante. La palla centrale di Andrea Gianni risulta vincente, la rivediamo. Peter Blanger in battuta, 9 pari nel terzo set. La ricezione di Bertoli sui 3 metri, Stork alta in 4 per Stvrtlik. La difesa a terra di Renan Dalzotto, grande specialista in seconda linea, e poi Andrea Gianni
ancora una volta implacabile in lungolinea, lo rivediamo. Quinto punto personale per Andrea Giani e passa a condurre il maxicono 10-9. Stovertlik, Stork, Lucchetta che anticipa il colpo e ottiene il cambio palla mandando al servizio Jeff Stork. Il punto da recuperare ora per la Mediolanum in questo terzo accesissimo set. Batte Stork, riceve Renan, Blanger per questo attacco di Marco Bracci, la difesa di Stork, la replica di Zorzi, fuori. Non c'è il tocco del muro bianco-azzurro. 10-9 per il maxicono che batte con Marco Bracci. Si prepara ad entrare in campo Mirko Corsano. Le file ducali, Stork per Andrea Lucchetta. Lo vedete inquadrato al servizio Crazy Lucky, giocatore tanto simpatico e spassoso fuori dal campo quanto determinato e determinante in campo. A segno ancora Andrea Giani, una prestazione ancora superlativa la sua, veramente sta giocando una stagione incredibile, è stato premiato quale miglior atleta della regular season, primo centrale, 60% in attacco, 4.3 muri vincenti a partita. È entrato in campo Riccardo Micheletto, nel frattempo è anche secondo miglior muratore con 112 muri vincenti, secondo solamente Ian Postuma della Gabecca di Montichiari, giocatore di Steglio De Rocco che questa sera è in mia e vostra compagnia. Attacco di Galli, la battuta di Bob Stovertlik, un punto da recuperare ora per Milano. L'attacco di Giani, Galli interviene a muro, contrasto tra Bertoli e Carlao, poi da Galli a Zorzi, pallonetto vincente per Andrea Zorzi proprio al centro del campo del maxicono, lo rivediamo, molto bravo Zorzi in questa circostanza. Torna in campo prontamente Renan al posto di Micheletto, 10 pari. Ricordo che Milano vinceva 7-4 questo set, la battuta di Stewart, la ricezione di Giani, il tocco di Carlao che risulta positivo. Lo rivediamo, tocco preciso più che potente, quello del brasiliano, a lungo capitano della Selecion, di cui è stato portacolori per 250 volte. Franco Bertoli attacca centralmente e non riesce a superare l'ostacolo Peter Blanger, muro micidiale dell'olandese. Sono 4 muri punto anche in questo set per Parma. Stork per Franco Bertoli, spesso Parma quest'anno Steglio ha costruito i suoi successi sul muro, però tutte le grandi squadre sono sempre state contraddistinte da grandi muri. Questo è anche vero, però c'è anche da notare che è una squadra che in difesa raccoglie anche palloni, anche perché è un punto di riferimento con la loro difesa, quello che gli dà il muro. Senz'altro loro su palla piazzata è una squadra veramente, per mettere giù la palla il giocatore deve tirare con l'aiuto del fucile. È una squadra, ripeto, che con cui si deve giocare parecchio in velocità. Se riesci poi a batterli il loro gioco, che è quello di non permettere di controllare la tua esecuzione della partita a muro, allora hai delle possibilità di vincere contro di loro. Però se loro riescono a avere continuità al loro muro, allora è molto frustrante anche giocare, come si vede adesso, perché anche nel secondo set hanno fatto quel break di 4-5 muri di fila quando avevano fino a 16 solo un muro vincente. E allora è una squadra che senz'altro si deve stare molto attento e giocare in maniera diversa quando si vede che il loro muro sta funzionando. E poi un'altra cosa da notare è che stanno cambiando spesso la battuta, il maxicono anche spesso nella zona, quando c'è Severta che deve attaccare in secondo tempo lo fanno ricevere corto, e spesso anche in situazioni, soprattutto nel mediolano, quando c'è la penetrazione lunga da posto 5 di Stork, anche lì stanno cercando di battere molto corto su un Franco per non permettere Stork arrivare in tempo a piazzarsi per poi giocare un primo tempo. La battuta di Renan, avanti 12-10 Parma in questo terzo set. Stork, il muro di contenimento di Gravina, il contrattacco di Marco Bracci che va a segno e siamo 13-10 per Parma con Doug Bill che chiama time out. Nel frattempo 2-1 per il messaggero Ravenna sulla Sisley Treviso, 15-13 è terminato il terzo set.
13-10 per il Maxicono in battuta con Renan, parziale di 3-0 per la squadra ducale che attacca con Marco Bracci, il muro fuori di Stork e Galli. Attenzione, prima palla set per la squadra di Bebeto, 14-10 il suo vantaggio. Renan dal sotto al servizio, ricezione di Lucchetta difficoltosa, Zorzi per Bertoli che non passa il muro di Gravina, Stork per Galli che invece riesce a deludere Blanger e Gravina. Lo rivediamo, annullata la prima palla set al Maxicono, dentro con la maglia numero 9 Stefano Recine, detto il Cisco, giocatore simpaticissimo che entra a sostituire Jeff Stork per murare. Batte Galli, riceve Corsano che è entrato poc'anzi in campo e va a segno ancora Marco Bracci, dentro nuovamente Jeff Stork. Sulla panchina del Maxicono rimane invece Carlao, seconda palla set per Parma, dentro Paolo Montagnani nelle file rossonere al posto di Claudio Galli. Al servizio va Pasqualino Gravina, 14 Maxicono, 10 Mediolanu. L'errore di Gravina che ha forzato moltissimo totalizzando il quarto errore alla battuta, e dentro Carlao al posto di Corsano. Franco Bertoli, vedete Carlao, il brasiliano che torna a prendere il suo posto in campo. Franco Bertoli, la ricezione di Renan, Blanger per Andrea Gianni, incontenibile questa sera, 6+23 per lui. Al servizio Peter Blanger, terza opportunità di vincere questo parziale per Parma. Riceve Franco Bertoli, non benissimo, Zorzi, palla a filo per Stavertlik, cerca il mani e fuori e lo trova. Bracci protesta, sentiamo. Borgato non consente nemmeno al capitano bianco-azzurro, giustamente dico io, di parlare. Riceve Gianni che poi va ad attaccare, questa volta la difesa di Stork è buona. Zorzi non chiude, la deviazione a muro è stato di Gianni, e poi Marco Bracci, contrasto con Stavertlik, Stork per il suo connazionale, la difesa di Renan, Blanger per Andrea Gianni, il tocco a muro di Andrea Zorzi, Stork per Zorzi in zona 2, non chiude ancora l'intervento difensivo di Blanger, poi Renan che si improvvisa palleggiatore, splendida azione, Stork, Stavertlik, il muro che lo ferma, la copertura difensiva di Bertoli, Zorzi che non chiude, ancora in difesa Renan e poi Blanger, splendida azione degna di queste grandi squadre. Stork per il secondo tempo centrale di Zorzi, murato. Carlao ottiene il quarto set point, ancora a muro alla meglio la formazione ospite, vedete il totale del Palatrussardi, tutto il pubblico che applaude, veramente una grande pallavolo questa sera. Al servizio Marco Bracci, mentre rivediamo il secondo tempo centrale di Zorzi, murato, riceve Bertoli, Stork per Stavertlik che attacca fuori e vince col punteggio di 15-10 il Maxicono. E questo è il quinto errore punto per Milano in questo set, risulta decisivo. 2-1 dunque il vantaggio per il Maxicono Parma sulla Mediolanum Milano, che non può più concedere nulla ai propri avversari se non vuole terminare tra poco la sua stagione. A tra poco per il quarto set. ...2-1 il vantaggio per il Maxicono Parma qui a Milano sulla Mediolanum. Vi ricordo 2-1 anche avanti in questo momento al Pala di André di Ravenna, il messaggero sulla Sisley di Treviso. Tutto dunque da decidere ancora, vi ricordo, nel caso in cui si giochi gara 5 sarà di scena giovedì sera con inizio alle ore
20 eventualmente a Parma, al Palaraschi e a Treviso al Palaverde. Ma linea subito per iniziare questo quarto set a Marco Nosotti, che al suo microfono ha uno dei tanti spettatori d'eccezione presenti questa sera qui nell'impianto Meneghino. Infatti sono con Mauro Tassotti, terzino del Milan Calcio. Dunque Mauro, quali analogie con il calcio? È questo un piacevole divertimento, un piacevole passatempo? Sì, è sicuramente un piacevole passatempo, è sport credo ad altissimo livello, nella semifinale del campionato italiano. Sappiamo che oramai la pallavolo italiana è ad altissimo livello. Mi auguro che ci siano analogie anche fra i risultati nostri e quelli della Mediolanu, visto che quest'anno noi a Parma e contro Parma abbiamo fatto bene, mentre l'anno scorso abbiamo perso e so che anche la Mediolanu perse. Spero che quest'anno i risultati possano cambiare. Ecco, Mauro Tassotti e la Nazionale. E ci si aspettava, anche tu ti aspettavi questa chiamata, anche se vogliamo dire ormai sei in là con gli anni, è un sogno che riponi definitivamente nel cassetto? No, io non mi aspettavo niente, è venuta fuori questa storia sul giornale, ma io a 33 anni, insomma a 32 anni è una cosa che penso relativamente, se poi dovesse arrivare chiaramente sarebbe un premio per me, però non è sicuramente in cima ai miei pensieri in questo momento c'è il Milan e lo scudetto. Ecco, uno scudetto che tutto sommato è alla vostra portata nonostante il grande impegno della Juve. Beh, è alla nostra portata, sicuramente abbiamo 4 punti di vantaggio, però abbiamo ancora delle partite in trasferta molto difficili e dovremo stare attenti fino alla fine. Benissimo, ringraziamo Mauro Tassotti, di nuovo la linea a Lorenzo Dallari. E subito io la giro a Stelio De Rocco. Allora, a questo punto vantaggio 2-1 per il Maxicono, cosa deve fare Milano per mantenere vive le proprie speranze di restare protagonista di questi playoff? Beh, quei 4-5 punti che abbiamo rilevato nel questo terzo set ha costato a Milano senz'altro questo terzo set, infatti si è visto anche del punteggio che è finito 15-10. In certi momenti però è stato un pallavolo spettacolare che, come ti dicevo sottovoce, un flipper volleyball in cui la palla andava da qua di là e non cadeva mai, questo è bellissimo. Adesso il Milano, come il Parma, più che il Milano deve credere che ancora può vincere questa partita, perché niente è finito. Pallavolo è un sport strano in cui non puoi assolutamente accusare dei cali di concentrazione, e senz'altro la grande squadra che è il Milano, senz'altro prima che di dare la possibilità al Maxicono di chiudere, senz'altro tirerà fuori tutto il suo animo, il suo cuore per portare questa partita al quinto set e anche la quinta partita di questi playoff. C'è questo bel muro punto di Franco Bertoli, nel set precedente solamente un muro punto per Milano contro i 5 di Parma, e sicuramente questo è inciso non poco. L'attacco di Gravina fuori, errore punto per Parma, errore punto numero 9 complessivamente parlando. Oltre ai muri punto hanno fatto la differenza anche gli errori punto, come giustamente ha sottolineato Stelio De Rocco, ben 5 nel set precedente per la Mediolanu, uno solo per Parma, che attacca in maniera ancora positiva con Andrea Gianni. 24esimo cambio palla per lui. Messaggero avanti 5-2 nel quarto set, vi ricordo la squadra di Ricci conduce 2-1 su quella di Montali, dunque dovesse spuntarla al palla di André si andrebbe alla quinta partita di scena tra 2 giorni al Palaverde. L'attacco di Marco Bracci, Franco Bertoli, storca per Andrea Zorzi, non tiene questa volta il muro a 3 Blanger, Gianni, Bracci per Zorzi, cambio palla numero 19. Vi ricordo che nel caso in cui si giochi una delle due sfide nella quinta decisiva partita, Telepiù 2 ci sarà con la telecronaca diretta. L'errore in battuta di Andrea Zorzi, e uno sguardo alle statistiche fino a questo momento con Stelio De Rocco. Solo a rilevare una cosa fondamentale, senz'altro in questo filo di partite, in questo fine di set, e soprattutto in questo set particolare, c'è stato l'incremento in attacco di positività di Gianni del 30% tra un set e l'altro, in cui aveva il 40%, adesso sta viaggiando sul 72% di attacco, che vuol dire tanto, perché un Gianni che gira è molto molto pericoloso. Avete visto Bebeto? Sinceramente questa volta non aveva protestato, aveva solo dato qualche direttiva ai propri giocatori. Questo lo sottolineiamo per dovere di cronaca, anche se l'intervento dei direttori di gara era stato prontissimo, stanno controllando molto bene la partita. Renan, partita che peraltro è correttissima fino a questo momento. Marco Bracci,
il muro passivo di Lucchetta, poi Zorzi non riesce a tenere la palla in gioco per Bracci, veramente una prestazione concreta anche questa sera. Abbiamo già 6 punti e 19 cambi palla. La sua battuta, la ricezione di Stavertic, il tocco di Lucchetta che non avviene se non quando la palla ormai è compromessa nella sua traiettoria. E c'è il secondo errore punto per Milano in questi scampoli di quarto set. 3-2 avanti Parma, che batte sempre con il suo capitano. Lucchetta altissima in zona 4 per Franco Bertoli. La difesa di Gianni. Carlao tiene la palla in gioco. Ancora Gianni. Il muro di Lucchetta. Il contrattacco di Milano con Andrea Zorzi. Tacca fuori Zorzi. E sono 3 gli errori punto per la squadra di Doug Bill. Ovviamente ringrazia il Maxi Cono perché sta veramente facendo tutto nel bene e nel male in questo avvio di quarto set. La formazione di casa che riceve con Stavertic e attacca con Zorzi, qui pallonetto, viene preda di Gianni anche se la sua respinta termina fuori, lo rivediamo. Comunque quanto è rimasto in aria Andrea Gianni, 20° cambio palla per Andrea Zorzi, batte Bertoli. Bracci, Renan per Gianni, il muro di Lucchetta che lo ferma, il contrattacco del Maxicono ancora con Andrea Gianni, il suo lungolinea vincente. 25° cambio palla per Andrea Gianni. Vi ricordo 2-1 avanti qui al Palatrussardi il Maxicono Parma. Nel caso in cui vinca la squadra di Bebeto, sarebbe la prima finalista che noi conosciamo e otterrebbe un altro risultato prestigioso di questa sua stagione e della storia del club ducale. Dovesse invece spuntarla la squadra di Doug Bill, che non ferma ancora una volta Andrea Gianni, si andrebbe giovedì sera alla quinta sfida. Ascolta, Stelio, io vorrei che tu spendessi 2 parole per Andrea Gianni. Andrea Gianni è un giocatore in cui la pallavolo moderna è la realtà, mi spiego meglio, nel senso che è un giocatore che è capace, che si è trasformato da centrale a martello, un giocatore universale. Io l'ho sempre ripetuto, se ci sono dei giocatori così è importante costruirli, perché avere un giocatore così in squadra ti permette a un allenatore soprattutto di usufruirlo in parecchi ruoli e soprattutto di usarlo in diversi sistemi tattici che si può usufruire in una partita. Di conseguenza è un giocatore che senz'altro è bello senz'altro da vedere, anche perché le sue capacità atletiche, che sono poche come lui a livello mondiale, che possono stare così tanto in aria, ma soprattutto ha imparato moltissimo a giocare la palla alta. Questo è difficile, molto difficile, non essendo un martello puro. 6-2 per il Maxicono sulla Mediolanum, un parziale di 5-0 per la squadra di Doug Bill. Time out chiesto dal tecnico di Cleveland. Linea Marco Nosotti. Sì, sono con Roberto Ghiretti, general manager della Lega. Parliamo subito di questo Italian Open che è partito domenica. Come stanno andando le cose? Stanno andando molto bene, anche con risultati abbastanza a sorpresa. Penso che poi mano a mano che si va avanti sarà sempre più avvincente, anche con l'inserimento delle squadre reduce dai playoff. E qui c'è Parma e c'è anche Milano, due squadre molto importanti per te nel tuo passato di direttore sportivo. Sì, ma penso che nel mio ruolo adesso devo essere sia il più possibile neutrale, sia realmente non ho palpitazioni. Mi sembra di aver visto una bella partita, 7.000 persone. In questo momento Maxicono sta staccando Mediolanum forse in modo decisivo, ma anche domenica ho detto questo e immediatamente è successo il contrario. Non so se mi sbaglio o meno. Bene, staremo a vedere. Grazie Roberto Ghiretti, la linea a Lorenzo Dallari. Ha riconquistato il servizio Milano, mentre a Ravenna il messaggero è avanti 7-3 nel quarto set. Vi ricordo conduce 2-1 Blanchet per Gravina. Qui avanti 7-2 invece Parma, che è andato a segno con Pasquale Gravina, mandando al servizio Renan Dalzotto. Situazione difficilissima per Milano, che non ha più prove d'appello a sua disposizione. Il muro di Gravina e Blanchet che ferma Galli, la replica di Stavertic fermato ancora a muro da Gravina e da Marco Bracci. E anche le statistiche, ne chiedo conferma Stelio De Rocco, confermano per l'appunto una grande differenza in questo fondamentale. Sì, a muro il Maxicono
finora ha fatto adesso con questi paio di muri in questo set anche saranno sui 23-24 muri, in confronto al Mediolanum che ha sui 14, di conseguenza una notte differenza, ma soprattutto anche in ricezione. Il Parma che sta battendo molto ma molto su Franco, e Franco sta facendo un lavoro egregio perché sta ricevendo tantissime palle, però in generale la squadra sta avendo un 44% di ricezione in confronto al Maxicono che sta ricevendo al 62%, però anche da notare un divario anche in attacco del 10% per una squadra e l'altra, per quello che sta facendo la differenza adesso è il muro. Va a segno Marco Bracci, per lui cambio palla numero 20, lo rivediamo. Nulla vale tentativo di muro di Zorzi e Galli. 8-2 avanti Parma, ad un passo dalla finale. Va a segno Gravina in battuta, per lui quinto punto personale. Lucchetta sbaglia la ricezione, si arrabbia moltissimo. Parziale ora di 8-0 per il Maxicono, che batte ancora con Gravina. Riceve bene Stovertlik, Stork per Zorzi che va a segno. Per Andrea Zorzi cambio palla numero 22. Ovviamente Parma punta a chiudere il discorso questa sera anche per riposare due giorni in più, e questo potrebbe veramente fare la differenza in vista della finale. A segno ancora Gianni, demoralizzato Andrea Zorzi. Rivediamo Blanchet servire di un'altezza siderale questo primo tempo centrale ad Andrea Gianni, dentro con il numero 1 Giacomo Giretto al posto di Carlao, in battuta Peter Blanchet. La ricezione di Stovertlik, Stork per Franco Bertoli, il muro di Bracci che lo ferma, veramente smarrita la Mediolanum. Ricordo che lo scorso anno, così come si è verificato anche in questa stagione, Milano vinse la prima sfida di semifinale. Ora va a segno Giretto, neo entrato, poi Parma chiuse nelle tre successive partite. Adesso c'è il time out chiesto da Doug Beal, ultima speranza per la Mediolanum, vedremo se si concretizzerà. 11-2 il vantaggio per il Maxicono sulla squadra di casa. In questo quarto set vedete che il Maxicono è avanti 2-1. Linea Marco Nosotti. Sì, a bordo campo con Daniele Bagnoli. Ecco, vediamo un po' da un punto di vista tecnico-tattico ora che cosa può succedere. Ormai è tutto definito. Ma secondo me di tecnico e di tattico al Mediolanum è rimasto poco. La partita mi sembra compromessa irrimediabilmente. Ad ogni modo aspettiamo di vedere la fine, perché secondo me la partita è finita. Benissimo, grazie a Daniele Bagnoli. Subito la linea a Lorenzo Dallari. Mi sembra che le parole di Bagnoli trovino conferma anche sull'espressione decisamente eloquente di Silvio Berlusconi. L'attacco centrale di Claudio Galli, vediamo se ha ancora qualcosa in corpo Milano, se ha ancora rabbia e energie da spendere. Claudio Galli in battuta, 2 Mediolanum, 11 Maxicono. Ricezione di Renan, Blanchet per Marco Bracci che non sbaglia. Dentro con il numero 5 Paolo Montagnani al posto di Claudio Galli. Un'annata difficile quella per la Mediolanum. Dovesse uscire in semifinale sicuramente da dimenticare, dopo il terzo posto nel mondiale per club, il secondo in Coppa Italia e il secondo in Coppa delle Coppe. Uscire in semifinale dai playoff significherebbe veramente dover dimenticare in fretta e rivedere molto per quanto riguarda la squadra. Vedremo comunque cosa dirà questa partita. È andato a segno Zorzi, 23esimo cambio palla per lui, è stato il più prolifico tra i suoi, anche 11 punti. Dentro Mirko Corsano con la maglia numero 5 al posto di Marco Bracci. Franco Bertoli, Corsano, Blanchet per Andrea Gianni. Veramente infermabile questa sera Gianni, 28 cambi palla e 5 punti personali. Dentro anche Micheletto al posto di Renan, gioca tutte le carte a sua disposizione Bebeto. Al servizio Andrea Gianni, 11-2 nel quarto set per la formazione ospite. Non si intendono Stork e Lucchetta, anche Stork ha perso le redini della situazione. 12-2
5 errori punto per Milano in questo parziale, ricordo 5 anche in quello precedente. Lucchetta per Stavertlik, diagonale fuori, 6 di errori punto per la Mediolanum, veramente situazione compromessa. 13-2, avanti Parma che batte con Gianni, ricezione di Bertoli, poi Stork per Lucchetta che attacca fuori, prima palla match, prima palla finale per il Maxicono, avanti 14-2, in battuta Andrea Gianni, la ricezione di Bertoli, Stork per Lucchetta che si fa murare, tiene la palla in gioco Stavertlik, Zorzi attacca, Blanger riesce a toccare il pallone ma non lo tiene in gioco. Siamo comunque arrivati alle ultimissime fasi di questo match, vedete comunque Blanger che salta addosso alle sedie, questo conferma ovviamente il temperamento di questa formazione che Pepeto ha plasmato nel migliore dei modi. Torna in campo Renan, 9-5 nel frattempo nel quarto set per il messaggero a Ravenna sulla Sisley di Treviso, vi ricordo conduce 2-1 la squadra di Ricci su quella di Montali, 2 Mediolanum Milano, 14 Maxicono Parma. Ricezione di Renan, Blanger per Renan Dalzotto che si fa murare da Stavertlik e da Lucchetta, dentro Marco Bracci al posto di Mirko Corsano, mentre vediamo il muro di Stavertlik su l'attacco di Renan. Terzo punto per la Mediolanum in battuta con Jeff Stork. Andrea Gianni riceve bene ed attacca e ancora una volta mette palla a terra, 29 cambi palla per lui. Doug Bill, il suo vice Roberto Lobietti, dovesse perdere questa sera probabilmente sarebbe l'ultima volta che vediamo Doug Bill su questa panchina. Batte Giretto, seconda palla match per il Maxicono, l'attacco di Lucchetta che con il coltello tra i denti ottiene il cambio palla. Claudio Galli al rientro in campo al posto di Paolo Montagnani. Al servizio Andrea Lucchetta, già in festa i tifosi del Maxicono. Gianni, Blanger per Gravina che attacca fuori. Vorrei ricordare che questo risultato non è casuale, il Maxicono ha terminato al primo posto e meritatamente la regular season. La battuta di Lucchetta, Gianni, Blanger per lo stesso Gianni che non perdona, 30 cambi palla per lui, è lui veramente l'uomo in più della sua formazione, anche se tutto il Maxicono questa sera si è espresso su buonissimi livelli. Terza palla incontro nelle mani di Renan Dalzotto, 14-4 il punteggio. Riceve Bertoli, Stork per Stavertlik che va a segno. Lo stesso Stavertlik si incarica del servizio. Eccolo, lo vedete, il giocatore californiano, 4 Mediolanum, 14 Maxicono che conduce 2-1, a segno Stavertlik, sbaglia la ricezione Andrea Gianni, il time out chiesto da Bebeto. Subito coinvolgiamo Stelio De Rocco. Allora, partita chiusa, e se sì, cosa può significare per il Maxicono e per la Mediolanum? Beh, come detto prima, per il Maxicono vuol dire avere un po' di respiro, avere l'opportunità di Bebeto di preparare bene la sua squadra per la finale, ma soprattutto dare riposo, perché tutte queste partite sono state tirate, di conseguenza un po' di riposo sarà senz'altro importantissimo. La partita qui anche loro stanno accusando qualche calo di concentrazione, qualche forse fretta di chiudere la partita, e il Mediolanum sta dimostrando da grande carattere di non andare via dal Palazzo Ussari di troppo presto, vuole stare più possibile. Ho visto anche delle partite anche come in questa 14-5 a ribaltarsi e la squadra che è in svantaggio a vincere, di conseguenza non dico che tutto è possibile, ma pallavolo è strano, può succedere, però non credo stasera. L'attacco di Carlao, la difesa di Stork, poi Bertoli, la difesa di Renan, Blanger alta per Marco Bracci, mani e fuori su Andrea Zorzi, quarta palla match, 10-7 per il messaggero sulla Sisley a Ravenna. Pasquale Gravina, 14 Maxicono Parma, 5 Mediolanum Milano, sbaglia anche Gravina e il suo quinto errore in battuta. Andrea Zorzi,
Ovviamente, come giustamente ha sottolineato Stelio De Rocco, la pallavolo ci ha insegnato che tutto è possibile in questo sport, anche se in effetti occorrerebbe più che un miracolo a Milano per tornare in partita. Ora il grandissimo muro di Gianni e Blanger su Franco Bertoli, lo rivediamo, era praticamente insuperabile questo muro. A quota 5 le opportunità per il Maxicono di vincere questa semifinale. Stork per Zorzi, la difesa di Gravina, il fallo a rete di Andrea Gianni, dentro Stefano Recine al posto di Jeff Stork, continua a mescolare i giocatori in campo Doug Bill, ovviamente significa che ci crede ancora e questo gli fa onore. Al servizio Claudio Galli, 5 Mediolanum, un 14 Maxicono, riceve non bene Gianni, contrattacca Milano con Franco Bertoli che non chiude la difesa di Gravina, il palleggio di Renan, guardiamo Stewartley che si improvvisa palleggiatore perché vi ricordo che è in panchina Jeff Stork, Blanger per Andrea Gianni, il muro passivo di Recine e di Lucchetta, da Gianni a Stefano Recine, murato Recine, torna in campo Stork, rivediamo l'intervento di Gianni e di Carlao ed è la sesta palla in contro per la squadra di Bebeto, avanti 14-5 ed in battuta con Marco Bracci, batte in salto, riceve Galli, Stork per Lucchetta, fermato a muro da Gianni, da Bertoli a Zorzi e c'è un grande muro di Andrea Gianni e Carlao ed è giusto che sia questo fondamentale, questo giocatore a firmare la partita. I playoff salutano la Mediolanum, degna protagonista di questa grande e indimenticabile stagione che continuerà a regalarci grandi emozioni. Il Maxicono Parma è la prima finalista dei playoff 1992. Ha raggiunto questo obiettivo il Maxicono violando per due volte il Palatursardi e questo ovviamente conferma il valore della squadra di Bebeto. Vedete Maxicono e Mediolanum che si salutano, un'altra grande parentesi di volley spettacolo che abbiamo vissuto questa sera insieme, continuerà nel salotto che abbiamo preparato. Linea a Marco Nosotti, al suo microfono, colui che sicuramente statistiche alle mano e rendimento è stato il numero uno, inquadratura degna prima dedicata a Doug Bill ed ecco Andrea Gianni e Marco Nosotti. Grazie a Stelio De Rocco per i suoi interventi preziosissimi. Bene, eccoci qua con Andrea Gianni. Dunque Andrea, ci credevi di riuscire a vincere questa bellissima battaglia? Beh, sono stati bravi noi che siamo riusciti a vincere, ma bravi loro che ci hanno creduto fino in fondo, anche quando perdevano 14-2. Mi è uscita una partita molto emozionante, forse non abbiamo espresso un gioco eccezionale tutte e due le squadre, però veramente ci abbiamo messo tutte e due il cuore e poi... Cioè, siamo una squadra che con loro ha perso solo una volta, abbiamo vinto con questa la sesta volta che vinciamo, quindi evidentemente abbiamo qualcosa più di loro. Ecco, questo qualcosa in più dove lo puoi individuare? Nel cuore, nella grinta, nella voglia di arrivare? No, loro ce l'hanno il cuore, secondo me abbiamo un muro un po' più forte di loro, un attacco più variato, ma questo è dettato che noi abbiamo sempre giocato così tutto l'anno, loro invece hanno uno schema diverso dal nostro, cioè non è colpo di nessuno, è uno schema di squadra, noi ci abbiamo messo 2 anni per impararlo bene e questo è un gioco veramente bello da fare ma difficile per la squadra avversaria. Ecco Gianni, ora c'è la possibilità di riposarsi, Ravenna o Treviso non ha importanza, c'è la finale dopo. Ah, noi pensiamo alla finale, poi adesso tocca a loro andarci. Bellissimo, grazie a Giangio, subito la linea a Lorenzo Dallari, ma prima di passarla al collega Dallari per la chiusura nel salottino che è stato approntato qui nei pressi del campo, la linea per un attimo al nostro regista Giancarlo Fercioni e poi saremo ancora insieme per chiudere degnamente questa bellissima serata di pallavolo. Ed eccoci nel salottino del dopo partita qui al Palatursardi in compagnia di due grandi protagonisti non solo di questo incontro che è terminato da poco, vi ricordo, con la vittoria del Maxicono per 3-1 sulla Mediolanum, ma anche di questa stagione. Si tratta di Marco Bracci e di Andrea Zorzi che vedete inquadrati in questo momento, mentre ci ha raggiunto anche Bebeto con il quale ci complimentiamo per l'ottimo risultato. E ora Marco, 3-1 meritato, se sì grazie a cosa? Ma 3-1 direi meritato perché
credo che alla fine vince sempre la squadra più forte. Abbiamo vinto 3 partite su 4, quindi direi che la nostra promozione in finale è più che meritata. Dove avete costruito non solo la vittoria di questa sera, ma nell'arco di questi 4 incontri con la Mediolanum, il vostro accesso alla finale, Marco? Ma noi, grazie. Noi abbiamo sempre detto di dover forzare molto la battuta, perché Stork è molto bravo in distribuzione, quindi bisognava farlo giocare con delle eccezioni sporche. Quando siamo riusciti a battere forte, siamo riusciti sempre a fare punto e quindi a vincere il set e le partite. Ecco, c'è un po' di confusione qui perché il pubblico è qua vicino, siamo ovviamente in diretta, siamo qui al Palatrussardi. Microfono ad Andrea Zorzi. Come uscite, Andrea, da questi playoff? Ovviamente onore al Maxicono che ha vinto 2 volte qui al Palatrussardi. Dopo la prima vittoria al Palaraschi ci credevate voi? Forse ci credevate anche questa sera, non dico sul 14-3, ma alla fine del terzo set ancora. Beh, quest'anno è stata un'annata in cui crederci o essere convinti di riuscire a portare avanti un vantaggio che avevamo acquisito era una cosa abbastanza strana. E difatti la vittoria a Parma era stata sicuramente un'iniezione di fiducia, però sicuramente non si pensava che con quella si potesse arrivare facilmente o anche difficilmente a una qualificazione, o comunque che quello potesse essere determinante per il proseguo di questa serie. Ha vinto, come diceva Marco prima, meritatamente la Maxicono, perché ha messo in campo una squadra, più compatta, più equilibrata di quanto non fosse la nostra, e forse soprattutto una squadra che ha giocato con più cuore, con più grinta di quanto non siamo riusciti a fare noi. Quante chance accrediti adesso al Maxicono in questa finale, anche alla luce dei 2 giorni in più di riposo che ovviamente potranno essere assegnati ai bianco-azzurri? Ma io credo che se è vero che i conti sulla carta contano abbastanza poco, e su questo non c'è dubbio, la Maxicono si presenta a questa finale, qualunque sia il proprio avversario, con le carte in regola per vincere, per il semplice motivo che sono, come ho detto prima, una squadra particolarmente equilibrata, una squadra che ha moltissima voglia di vincere, una squadra che non si scoraggia di fronte a niente, e quindi le squadre avversarie, chi per problemi tecnici, chi per un problema di testa, forse potrebbe essere leggermente svantaggiata. Poi non vorrei esprimere giudizi troppo precisi per il semplice motivo che non vorrei tirarmi le ire di chi magari poi pensa o è scaramantico. Ecco, 2 ultime battute con Zorzi e Bracci, poi li lascio alla doccia, anche perché qui la temperatura non è sicuramente tropicale. Andrea, è una stagione da dimenticare, la vostra, o di cui fare tesoro per il futuro? Per i risultati è da dimenticare, augurarsi che non capiti mai più. È ovvio che i risultati sono una parte determinante in una stagione, ma non sono l'unica cosa. E ti assicuro che quest'anno, se c'è una cosa che non possiamo rimproverarci, è stato sicuramente il livello col quale ci siamo allenati per tutto l'anno e la voglia di ricominciare dopo ogni sconfitta, che avrebbe tagliato le gambe a un toro. E sicuramente questa è l'unica cosa da portarsi dietro, perché poi per il livello di gioco che siamo riusciti ad esprimere in campo, per le tensioni dimostrate nei momenti importanti, sono sicuramente cose che dobbiamo dimenticare e ripartire di nuovo. Bene, grazie Andrea. Con Marco Bracci, allora adesso conosciamo l'avversaria vostra, anzi non conosciamo l'avversaria vostra, conosciamo che quello che abbiamo detto prima a proposito di 2 giorni in più di riposo che vi vengono accordati sono veramente un vantaggio per voi, perché il Messaggero in questo momento ha battuto 3-1, 15-8 nel quarto set la Sisley, dunque gara 5 che noi seguiremo in diretta venerdì sera, altri 2 giorni intensi per i vostri futuri avversari. Cosa significa per voi, Marco? Ma significa che sicuramente noi possiamo avere il tempo per poter recuperare, loro no, e questo va tutto a nostro favore, a nostro vantaggio. E poi non so, io dico vinca il migliore per quanto riguarda Messaggero e la Sisley, visto che adesso sono sul 2 pari, vuol dire che sono 2 squadre molto equilibrate, quindi vinca il migliore, ripeto. Bene, grazie Marco, anche una battuta con Bebeto, grazie per essere stati qui in nostra compagnia. Allora Bebeto, 3-1, so che tu ci hai sempre creduto. Dove avete costruito, non diciamo questa vittoria nella semifinale, ma questa vostra stagione che, indipendentemente da quanto succederà
in finale rimane sicuramente più che positiva. Avete vinto la Coppa Confederale, avete vinto la Coppa Italia, una grande finale di Coppa Italia, tant'è vero che c'erano protagoniste le squadre approdate poi in questa semifinale. Grazie a cosa? Grazie principalmente a una grande squadra. Pallavolo è un sport di squadra e abbiamo qua giocatori importanti che giocano come squadra. Questo è un discorso in un momento che arriva, è il vero momento della pallavolo, il momento che c'è la difficoltà, quando si c'è in squadra la cosa arriva, si guadagna più avanti e secondo me abbiamo guadagnato tanto dopo una sconfitta prima di Coppa Italia con Treviso, quando abbiamo giocato molto male e abbiamo perso la partita così. I ragazzi dopo di quello hanno cambiato completamente e principalmente hanno iniziato a crederci molto di più e siamo andati avanti e adesso ci arrivo un'altra volta in finale. Ecco, proprio per concludere questo nostro lungo collegamento dedicato a questa semifinale, obiettivo finale, Bebeto, quanto ci credi a questo punto? L'anno scorso forse arrivaste un po' appagati allo scontro decisivo con il Messaggero, adesso arrivate in condizioni ben differenti e dal punto di vista fisico e soprattutto mentale. È il secondo anno che la nostra squadra arriva in finale, però non credo. I ragazzi, io dico, di una forma generale, sempre hanno lasciato la Maxicono in terzo, quarto. Anche l'anno scorso avevano detto che la nostra squadra era la quinta. Quest'anno abbiamo dimostrato in Coppa Italia che eravamo una squadra in grado di giocare alla pari con qualsiasi, e è questo che vogliamo in finale, giocare alla pari con o Ravenna o Treviso, però senza mollare mai. Abbiamo dimostrato che il nostro cuore è a posto, magari non la pancia, perché però il cuore è a posto. Fisicamente abbiamo un guaio perché Carlão fino del terzo set ha iniziato a sentire un po' la sua gamba destra e vediamo, mi auguro che non sia un strappo, però lui è andato fuori dalla partita perché era abbastanza male. Bene, per conoscere il nome dell'avversaria del Maxicone in finale bisognerà attendere gara 5 che noi seguiremo venerdì sera in diretta alle 20 dal Palaverde di Treviso. Incontro decisivo tra Sisley e Messaggero che vi ricordo questa sera ha superato in gara 4 la squadra di Montali col punteggio di 3-1. Noi siamo arrivati al termine, ringrazio tutti quanti che hanno collaborato alla perfetta realizzazione del nostro collegamento dal Pala Trussardi, ringrazio i nostri ospiti che sono stati in nostra compagnia nel salotto e soprattutto un particolare ringraziamento va a voi per essere stati insieme a noi, ma l'appuntamento è ovviamente tra pochissimo, vi ricordo giovedì sera gara 5 dal Palaverde di Treviso tra Sisley e Messaggero Ravenna, poi sabato subito scattano i playoff per quanto riguarda la finale, il ritmo è veramente intensissimo. Arrivederci a presto, ovviamente continua il grande volley, continua lo spettacolo pallavolisticamente parlando su Tele+2. In collaborazione